Ok ragazzi, ci siamo, oggi è il grande giorno, è uscito Zeus, quindi in questo video cercherò di presentarvi al meglio il programma, farvi capire un po' com'è strutturato, come poterlo utilizzare, quindi sono super gasato. Allora, per iniziare ci tengo a dire una cosa molto importante, perché è un po' il preconcetto di tutto quanto per quanto riguarda la struttura di questo programma. Zeus non è un programma per tutti, nel senso che non dovete vederla come la marchettata di Ludovico si inventa un programma che mette in vendita e cerca di vendere il più possibile. Zero, non mi interessa assolutamente, quindi questo è un preconcetto molto importante che dovete avere sin da subito. Perché non è un programma per tutti? Perché solitamente i programmi di allenamento sono un po' come idea quella di dare una struttura che una persona acquista, stampa e poi va a fare in palestra. Quindi il concetto è quello di togliere tutto il lavoro preparatorio nella struttura di un programma, quindi sgravare l'atleta da questo bagaglio, da questo sasso sulle spalle e permettergli di concentrarsi effettivamente sull'allenamento. Ecco, noi anche con i nostri atleti non lavoriamo così, non è assolutamente la nostra filosofia, perché in primis l'atleta deve essere conscio di quello che va a fare in palestra. E Zeus è proprio questo, nel senso che è un programma che vuole voi come parte attiva. È un programma in cui ci sono più di 180 allenamenti, vedremo poi come utilizzarli, e dovete essere voi a scegliere quali allenamenti impostare settimana dopo settimana in base ai distretti che avete carenti, in base alle vostre necessità, in base alla vostra performance, però il programma in questo vi guiderà. Nel senso che, a parte un piccolo ebook introduttivo che trovate all'inizio del programma, nel programma vero e proprio, quindi durante le 12 settimane di allenamento, ecco, ci sono sempre continui spunti e continui suggerimenti su come impostare e come scegliere i diversi allenamenti. E questo per farvi capire quella che è la logica, o quantomeno il modello di programmazione e periodizzazione di Zeus. Quindi, partiamo subito con la struttura del programma. Com'è strutturato? C'è una prima parte introduttiva, un ebook in cui appunto si spiega come utilizzare il programma, e poi ci sono 12 settimane di lavoro. Ora, per ogni settimana di lavoro avrete 3 diversi allenamenti per ogni distretto muscolare, quindi 3 allenamenti per il petto, 3 per il dorso, 3 per le gambe e via discorrendo. Logicamente non dovete eseguire tutti quanti gli allenamenti, ma andrete a scegliere gli allenamenti, effettivamente le sedute da inserire nel corso della vostra settimana, in base appunto a quelle che sono le vostre esigenze. Nello specifico in base a quelli che sono i vostri distretti muscolari carenti, i distretti quindi target nel quale specializzarci, e i distretti muscolari invece che stanno più avanti. Mi spiego meglio. Allora, Zeus è pensato per essere utilizzato con specializzazioni muscolari, il che vuol dire che nell'arco di ogni mesociclo, quindi di ogni blocco da 12 settimane, dovrete scegliere uno o due distretti sui quali puntare, il che non vuol dire che tutti gli altri distretti non miglioreranno, ma diciamo che gli diamo uno stimolo minimo di crescita, mentre su uno o due distretti, che tipicamente sono quelli più carenti o quelli a cui tenete di più, che vi fanno fomentare di più, ecco, su quei distretti andiamo a gettare veramente tanto carico, andiamo a puntarci, quindi dare uno stimolo di adattamento molto più forte. Perché questo? Perché immaginate di dover puntare su tutti quanti i distretti, voi alzate gradualmente la mole di lavoro, intensità, il volume e via discorrendo, e poi a un certo punto, quando più o meno su tutti i distretti c'è un volume e intensità media, dovete scaricare, e dovete scaricare da un punto di vista sistemico, perché siete cotti. Concentrarsi su uno o due distretti invece dà diversi vantaggi. Il primo vantaggio è ovviamente quello delle carenze muscolari, cioè il fatto che potete puntare su quei distretti che sono carenti, quindi farli recuperare terreno, e da un punto di vista di shape, di estetica, se vogliamo, andrete sicuramente a guadagnare molti punti. Per esempio, se siete molto avanti e forti sulle gambe, non ha senso allenarle come per esempio il petto, sul quale potreste essere carenti. Conviene sempre lavorare con un'ottica e un fine estetico, quantomeno il bodybuilding è questo. Ecco, il secondo vantaggio è che, andando a puntare su uno o due distretti, la mole di lavoro che possiamo dedicare a questi distretti, dal momento che il lavoro sugli altri è tendenzialmente un po' più basso, sarà molto più alta. Quindi sostanzialmente li mettiamo davanti a uno shock molto più forte e gli adattamenti da un punto di vista ipertrofico saranno maggiori. L'ultimo vantaggio è quello che, se lavoriamo, arriviamo in overreaching su uno o due distretti, nel momento in cui scarichiamo su questi possiamo già iniziare a lavorare su altri. Quindi immaginate come dei pedali, non ci sono momenti morti, non ci sono momenti in cui dovete scaricare del tutto per settimane e settimane perché siete
siete cotti da un punto di vista sistemico, ma nel momento in cui scaricate, perché comunque uno scarico ci vuole, potete già iniziare a buttare giù i presupposti per lavorare su altri distretti. Quindi con questo capite bene che Zeus è sì un programma di 12 settimane, ma un programma che può essere riprovato andando a cambiare i workout, andando a reimpostarlo in continuazione, vi può verosimilmente accompagnare durante tutto un intero anno di programmazione. Allora, andiamo a capire esattamente come utilizzarlo. Allora, prendo il computer, non so come uscirà da qua la visuale. Allora, come ho detto, per ogni singolo distretto muscolare ci sono tre differenti allenamenti: un workout base, un workout addizionale e un workout di richiamo. Allora, il workout base rappresenta lo stimolo minimo necessario per migliorare il distretto muscolare. Quindi sostanzialmente nell'arco della settimana, se io inserisco questo workout base, mi assicuro che quel distretto comunque viene minimamente sollecitato per crescere. Quindi è un po' il presupposto da utilizzare su tutti i distretti muscolari, perché comunque lo scopo è sempre, al di là del concetto di specializzazione, quello di far crescere tutti i distretti muscolari, cioè migliorare comunque in toto. Il workout addizionale è un po' un booster, no? Immaginate come il NOS nella macchina, nel senso che è un workout in più, aggiuntivo, che possiamo inserire per velocizzare un po' tutti i processi. Quindi generalmente il mio consiglio è quello di inserire un workout addizionale su quelli che sono i distretti muscolari più carenti. E infine il richiamo. Ecco, il richiamo può essere utilizzato in due diversi modi. Da una parte, se vogliamo aumentare tanto la frequenza, soprattutto nelle ultime settimane di programmazione, sui distretti target, quindi fare arrivare addirittura una frequenza di 3 volte a settimana, possiamo inserire, oltre al workout base e il workout addizionale, anche un piccolo richiamo. Viceversa, sui distretti muscolari che non sono particolarmente avanti, ma neanche effettivamente carenti, allora oltre al workout base posso inserire un altro piccolo richiamo. Quindi sì, voglio tenere uno stimolo minimo di crescita, però voglio inserire anche un piccolo richiamo perché quel distretto muscolare comunque non è tanto avanti quanto magari un altro distretto muscolare, o comunque c'è ancora molta strada da fare. Quindi non è propriamente carente, non è propriamente avanti, è un distretto muscolare tra virgolette ok. Ok, perfetto, andiamo a vedere ora nello specifico come lavorare. Andiamo nel programma. Perfetto, io utilizzo questa tabella su Word perché sto più comodo, però come ho detto, per ogni settimana di lavoro del programma avete una tabella da poter utilizzare nel caso lo stampiate. Allora dunque, questa è la vostra settimana, avete come vedete uno spazio per il workout base, uno spazio per il workout addizionale e uno spazio per il richiamo. Allora, la prima cosa che dovete fare è mettervi davanti a uno specchio, quindi vi metterete davanti a uno specchio, vi analizzerete e cercate di distinguere i vostri distretti muscolari in tre differenti categorie: gli distretti muscolari che sono carenti, quindi quelli in cui sbattete la testa per far crescere, gli distretti muscolari che sono ok, quindi non sono propriamente carenti ma non è che sono così tanto avanti, infine i distretti muscolari che sono obiettivamente avanti, quindi tendono a creare anche uno squilibrio da un punto di vista di composizione corporea. Benissimo, ok, faccio il mio esempio. Nel mio caso i distretti muscolari carenti sono tendenzialmente le braccia e anche le gambe. I distretti muscolari ok sono le spalle e il petto, mentre il distretto muscolare che è tendenzialmente avanti è sicuramente il dorso. Ok, quindi parto da questo. Ora, la scelta che dovrete fare è come impostare la prima specializzazione, cioè decidete di inserire un mesociclo di specializzazione su uno o due distretti muscolari che non sono necessariamente tutti i distretti muscolari carenti. Nel mio caso, se volessi impostare una specializzazione sulle gambe, di certo non ho spazio per inserire anche le braccia perché sarà una specializzazione davvero davvero tosta. Quindi per questa volta, per questo primo mesociclo, decido di inserire una prima specializzazione per le gambe. Vediamo quindi come impostarla. Allora, primo consiglio che vi do, normalmente la domenica sarà un giorno off, quantomeno per molti, quindi vado a inserire subito i giorni off e vado a inserire quella che è la mia split di allenamento, i giorni in cui mi alleno e non mi alleno. Ora, quindi domenica giorno off, ipotizziamo che io anche il giovedì riposi e do una frequenza di 5 volte a settimana, che più o meno dovrebbe essere la media delle persone che seguono questo canale. Allora, detto questo, inizio con il postare un workout base per ogni distretto muscolare. Come detto, questo è il presupposto di lavoro. In questa fase devo essere molto preciso nel decidere in quali giorni andare a inserire in particolare i distretti carenti. Quindi io quello che voglio fare è inserire l'allenamento per il distretto carente il giorno in cui sono più fresco, sicuramente. Quindi le gambe le andrò a fare il lunedì.
Viceversa, per esempio, il martedì vado a inserire un altro distretto che è il petto, sul quale posso essere magari un filo carente, ma è un distretto muscolare che possiamo dire essere ok. Il mercoledì vado a inserire il dorso, perché sarò un po' saturo dopo questo lavoro, quindi inserisco un distretto muscolare sul quale non mi conviene puntare. Il venerdì, dopo un giorno di riposo, vado a inserire le braccia, che sono un mio altro distretto muscolare carente. E infine il sabato vado a inserire le spalle. Ora, non c'è bisogno, questo ve lo dico da subito, che seguiate quest'ordine, cioè non è detto che voi il venerdì iniziate l'allenamento dalle braccia, però sapete che le braccia sarà il vostro workout base che dovrete scegliere in quello che è le 12 settimane di lavoro di programmazione. Ok, a questo punto voglio andare a inserire i workout addizionali. Quello che voglio fare è inserire subito un workout addizionale sulle gambe. Ora io vi faccio vedere proprio il processo, perché non ho preparato questa split, quindi vi faccio seguire proprio il ragionamento che faccio. Verosimilmente io voglio inserirlo sempre vicino a una giornata di riposo, quindi il venerdì, dove però alleno anche le braccia. Quindi magari quello che posso fare, visto che quando alleno le gambe le allenerò da solo, allora magari le braccia le vado a togliere, le inserisco il giorno delle spalle, quindi spalle, braccia, workout base, e il venerdì reinserisco una giornata di gambe che sarà però un workout addizionale, ok? Perfetto, a questo punto voglio iniziare a ragionare, questa sarà la mia specializzazione, voglio iniziare a ragionare su quelli che sono i possibili richiami. E in questa fase, volendo puntare magari sulle gambe, sicuramente inserirò un richiamo per i distretti muscolari che o sono carenti, però sui quali non voglio puntare con una specializzazione, oppure sui distretti muscolari che sono ok. Quindi per esempio il petto è un mio distretto muscolare che è ok e voglio inserire un richiamo. Quindi per esempio questa giornata faccio spalle e braccia e poi inserisco un piccolo richiamo di petto. Si sta parlando di 3 serie allenanti, 4 serie allenanti, quindi non ci preoccupa che sia dopo spalle e braccia, ma è semplicemente un richiamo per far affluire un po' più di sangue. Ripeto, è un distretto muscolare sul quale non voglio puntare, ma eventualmente in futuro posso sempre impostare una specializzazione. Ok, a questo punto vado ad inserire un secondo workout di richiamo per le braccia, che abbiamo detto essere un distretto carente. Quello che posso fare è inserire dopo il petto un allenamento per i tricipiti e dopo il dorso un piccolo richiamo sui bicipiti. Già detto, il richiamo non è diviso per braccia, spalle eccetera, ma è proprio diviso per singoli capi di deltoidi, bicipiti, tricipiti, femorali, quadricipiti, proprio per darvi la possibilità di entrare molto più nel dettaglio, quindi di lavorare sicuramente meglio. Perfetto, questo è quanto. A questo punto vado a inserire polpacci e addome, diciamo grosso modo a piacere, ma per questo potrete leggere tranquillamente la guida che vi ho dato nella parte dedicata proprio ai polpacci e l'addome del programma Zeus. Quindi questa può essere un'idea di split in base alla vostra frequenza e distretti su cui volete puntare, però è soltanto uno spunto. Peraltro nel corso delle 12 settimane avrete continuamente altri suggerimenti per poterla anche cambiare. Per esempio verso la fine vedo che sulle gambe sto lavorando bene, ho ancora la capacità di spremermi di più, ho ancora un pochetto da dare, quindi vado a inserire un piccolo richiamo per esempio di femorali dopo il dorso, quindi bicipiti e femorali. E questa può essere un'altra bellissima soluzione da poter utilizzare. Quindi, come vedete, Zeus è assolutamente personalizzabile e man mano che ci prenderete la mano imparerete veramente passo passo come gestire una programmazione annuale. Ok, detto questo, andiamo a vedere come è impostato il modello di progressione su Zeus. Allora, dunque, ho già parlato del discorso delle quattro variabili più volte, quindi intensità percepita, intensità di carico, volume e densità. Ecco, Zeus prevede il lavoro su due di queste quattro variabili, ossia l'intensità percepita e il volume. La prima parte di 6 settimane è dedicata a un aumento graduale sull'intensità percepita. Quindi avrete un volume di lavoro tendenzialmente basso e di settimana in settimana andrete ad aumentare gradualmente l'intensità. Questo perché? Ok, provate a rispondere a questa domanda che facevo notoriamente agli atleti che venivano durante quest'estate ad agosto. Ecco, loro entravano e io, per spiegare il concetto del lavoro sull'intensità, gli facevo una domanda. Gli chiedevo: fa caldo oggi? E loro ovviamente rispondevano sì. E io gli chiedevo: perché mi dici che fa caldo? E loro là spiazzati, che non sapevano realmente cosa rispondere. Allora chi diceva: perché sudo? Perché fa caldo, appunto, perché il termometro me lo dice, eccetera. Ecco, la risposta in realtà è molto semplice.
tu mi stai dicendo che fa caldo perché sai che cos'è il freddo. Ossia, se tu vivessi sempre con lo stesso identico clima, con lo stesso identico tasso di umidità, sempre a 40 gradi, non mi diresti fa caldo, perché il clima è questo e basta. Quindi, in altre parole, non avresti un metro di paragone. Ecco, se io vi facessi lavorare subito sull'intensità, su una determinata intensità percepita, voi magari riuscireste ad azzeccare l'intensità, ma non avreste cognizione di che intensità è. Ecco, questo primo lavoro sull'intensità percepita ha quindi un primo scopo, quello di creare in voi stessi un termometro, nel senso che andando ad aumentare l'intensità percepita gradualmente, passo dopo passo, vi si crea a livello interno un termometro in cui, ok, arrivate a una determinata intensità, ma sapete contestualizzarla con tutti i diversi gradi di intensità percepita che avete precedentemente raggiunto. Quindi quando vi ammazzate in un singolo allenamento, sapete cosa vuol dire anche lavorare in maniera un po' più conservativa, lavorare un po' più col freno a mano tirato, e questo è assolutamente importante e vedremo tra un attimo perché. Ma il secondo vantaggio è logicamente quello che non potete pretendere di partire subito con un'intensità altissima. Ecco, l'intensità per poterla sostenere realmente ha come presupposto quello di arrivarci gradualmente, banalmente portare il corpo ad adattarsi per step a un determinato grado di intensità. Quindi lo scopo di questa prima fase è proprio questo: conquistare la capacità di spremervi. E ovviamente le prime settimane dovete sfruttarle al meglio per lavorare sulla connessione mente-muscolo, sul grado di attivazione, perché saranno settimane con un volume di lavoro tendenzialmente basso e un'intensità percepita che, per quanto stia aumentando, comunque è sempre relativamente bassa. Ok, a questo punto, dalla settima settimana inizia una seconda fase, una fase di aumento del volume in maniera sistemica, quindi su tutti i distretti muscolari. Ecco, questa fase è pensata sempre per cercare di dare uno stimolo in maniera sistemica. Come abbiamo detto, comunque vogliamo far crescere tutti i distretti muscolari, non vogliamo tenerne fuori nessuno, per quanto avanti possa essere. Ecco, in questa seconda fase quindi vi troverete a mantenere sempre la stessa intensità percepita, ma a far fronte a un numero di serie allenanti in crescita, quindi sempre maggiore settimana dopo settimana. Ed infine, l'ultima fase delle ultime tre settimane è pensata per dare un ulteriore aumento di volume, però soltanto sui distretti nei quali andremo a specializzarci. Quindi vi porterà davvero a patire tanto, perché l'intensità rimarrà sempre la stessa e sui distretti sui quali ci staremo specializzando, ecco, sarà un volume veramente veramente portato all'estremo. Quindi è quest'ultima fase che verosimilmente non riuscirete a finire, perlomeno al primo tentativo, al primo mesociclo. Ma tornando al discorso del termometro sull'intensità percepita, il vantaggio è che in questa fase in cui continuerete ad aumentare il volume, il fatto che abbiate provato a allenarvi con il freno a mano tirato, quindi a gradi di intensità minori, vi permette di accorgervi subito quando siete in overreaching, perché al di là del calo di performance di pump, vi accorgerete anche che c'è un calo dell'intensità e dell'effort che riuscite a dare. Quindi vi accorgerete che non vi state più spremendo come alla fine delle prime sei settimane o comunque come la settimana magari precedente, e quindi già iniziate a vedere il campanello dell'overreaching. Ecco, in questo caso io vi dico sinceramente: scaricate, fate una o due settimane di scarico e poi reimpostate di nuovo il mesociclo, magari aggiustando quelle cose che non vi sono state particolarmente felici, quindi magari una scelta fatta un po' troppo azzardata o un qualcosa che poteva essere gestito meglio. Zeus è un programma che può essere riutilizzato veramente in continuazione, come detto ci sono più di 180 allenamenti, quindi potete assolutamente sbizzarrirvi per puntare su diversi distretti muscolari o puntare sempre sugli stessi, però scegliere un approccio tendenzialmente differente in termini di speed, di frequenza di allenamento e via discorrendo. Quindi niente ragazzi, questo è tutto per questa introduzione a Zeus. Ultima cosa, Zeus non è pensato per essere concluso come programma, quantomeno non alla prima volta. Questo perché è un programma che veramente è molto intenso, a dir poco brutale, come ho scritto nel post, e rivolto principalmente a intermedi ed avanzati. Quindi l'idea qual è? Quella di farvi iniziare a lavorare con un determinato modello di progressione, farvi prendere confidenza sul come gestire queste due variabili di allenamento, e quando vi sentite in dovere scaricate, non fatevi problemi da questo punto di vista. Non è pensato per farvi concludere subito le 12 settimane, quindi partite assolutamente da questo concetto e non sentitevi delle pippe se non riuscite a chiuderle, anzi sentitevi delle pippe se riuscite alla prima botta a chiudere tutte le 12 settimane, perché in questo caso probabilmente l'intensità di allenamento che state dando non è quella prevista nel programma. Quindi l'idea
l'idea di base è questo: tentativo dopo tentativo riuscirete alla fine a chiudere le 12 settimane e la performance e ovviamente anche la composizione corporea sarà drammaticamente diversa. Quindi niente, con questo concludo, trovate qua sotto il link per scaricare Zeus. Di nuovo, è un programma rivolto a pochi, è un programma che ha un carattere prettamente formativo e vi chiedo ovviamente di farmi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, come avreste aggiustato meglio le cose, perché abbiamo in programma tanti nuovissimi programmi. Abbiamo in programma tanti nuovissimi programmi, comunque sì, il concetto è questo, e sì, abbiamo in programma tantissimi programmi e il prossimo sarà probabilmente tutto al femminile, quindi tutto in rosa. Rimanete aggiornati.